Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Ci troviamo alle porte di questo villaggio occupato dai mongoli. Infatti dobbiamo sconfiggerli tutti. Mi sto dirigendo da Yuna per avviare la sua missione e possibilmente salvare suo fratello, ragazzi. Confronti. Chi mi affronterà per chi primo? C'è? Ah, eccolo, eccolo, zitti. Soktaku Yasin! Serie di confronti. Dopo aver vinto un confronto, altri nemici accorreranno verso di te. Aspetta che brandiscono le loro armi prima di attaccare. Perfetto. Ora abbiamo anche l'arco, ragazzi, Siamo attrezzati di arco, però dobbiamo lavorarci un po' sulla mira. Allora, lì c'è qualcuno. Intanto dobbiamo ammazzarli tutti, questi. Forse, allora, se non erro, possiamo anche lanciare dei coltelli, degli shuriken, roba simile. L'attacco alle spalle non c'è, purtroppo. Cioè, credo che... Ah, striscia. Credo che non ci sia l'attacco alle spalle. Gli shuriken si lanciava così, ok. C'è qualcun altro, presumo, perché... Ecco. Olè. C'è ancora qualcuno? Non saprei. Allora, scusate, ma qui... Ah, no, completato. Ok, ok. Qua c'è Yuna. Non so, ci stiamo avvicinando. Deve essere qua. Eccola. Ehi. Jin, mi hai trovata? Sì. Ce l'ho fatta. La sei cavata bene. Avrei dovuto sentirlo arrivare. Mi sono distratta. Hanno visto i prigionieri dei mongoli che risalivano il fiume. C'era un fabbro con loro. Tuo fratello? Sembrerebbe. Lo portavano a un campo, vicino al golfo di Kaneda. Conosco il posto. Il codice del guerriero. Dai, andiamo a salvare il fratello di Yuna. Hai trovato dei samurai per liberare tuo zio? Solo uno. Sensei Ishikawa. Sì, sì, la volta scorsa, ragazzi, abbiamo incontrato Ishikawa. È lui che ci ha dato l'arco. Lo stavamo anche aiutando per liberare una sua adepta, ma poi si è scoperto che in realtà
è una che lui vuole uccidere perché fa parte dei mongoli. La vuole uccidere perché lei è molto abile con l'arco e sta insegnando la sua abilità molto, molto particolare, molto originale, che conosce lei nell'usare l'arco, ai mongoli, e quindi lui vuole impedire che questo accada. Solo che non l'abbiamo ancora trovato, infatti poi ci siamo separati perché... Cosa farai quando sarà libero? Tirerò un poi ci avviserà quando troverà la sua posizione. Per la nostra isola. Ne sei proprio convinto? L'ho visto trionfare in situazioni impossibili. E quando tuo fratello sarà libero, cosa farai? Sinceramente, non ho avuto il tempo di pensarci. Ma in tutto ciò stiamo andando giusti? Sì. Qua c'è un punto di interesse o sbaglio? Eh no, è molto più distante. Vabbè. Ma non torno indietro. Anche perché abbiamo un po' di strada da fare. Magari possiamo andare a cavallo. Sali? Ah no, ok. C'era anche lei il cavallo. Cavalchi bene. Come vanno le tue ferite? Sono quasi guarite, grazie alle tue bende. Non parli molto di come ti senti, non è vero? Forse... Ok... Hai ragione. Mio zio mi insegnò che un samurai controlla le emozioni, come controlli un cavallo o una spada. È una vita molto dura. Non è pensata per essere facile. Avanti, Nobu! Non so se dobbiamo aggirare la collina seguendo il sentiero, ma penso di sì. Scusate, ma questi fiori vanno raccolti. Più avanti c'è un punto che dà sul fiume. Ci darà una buona visuale sul campo mongolo. Ecco il campo. Sarà dura entrarci. I mongoli hanno preparato il campo in pochi giorni. Ci sarà un ingresso. Controlliamo. Dobbiamo raggiungere Taka senza metterlo in pericolo. Troveremo un modo sicuro. Potremmo arrampicarci su quelle rocce. Potrebbero rotolare e mettere in allarme le guardie. Sul retro sono ben difesi. Mm. Quel muro è ancora in costruzione. Si potrebbe entrare. Possiamo trovare una breccia nel muro, infiltrarci e stroncare i mongoli seduta stante. Se qualcosa va storto, uccideranno i prigionieri. Gliel'ho visto fare. Dobbiamo entrare furtivamente. Come ladri. Che ci sarebbe di male?
Beh, niente. Prima dei samurai, l'isola era dominata dai criminali. Poi noi portammo l'ordine, amministrando la giustizia. Ma qua è diverso, noi seguiamo dai. Un codice d'onore. Ho capito, però. Ci costa la vita. Guerrieri come mio padre volevano solo un paese sicuro. Anch'io voglio lo stesso. Ma noi dobbiamo contrattaccare. Ho promesso a mio zio di non infrangere mai il codice. Allora piegalo. Per salvare la mia famiglia. E quel che resta della tua. Andiamo più vicino. Vediamo cosa ci aspetta. Meglio aspettare che cali il buio. Andiamo. Taka, ne ha passate tante, anche da prima dell'invasione. Ma ne avesti cura? Qualcuno doveva farlo. Odiava quando rubavo, ma saremmo morti di fame. Non avevo scelta. Nemmeno io scelsi di essere un samurai, ma oppormi al mio istinto, al mio codice. Meglio che essere spazzati via dai mongoli. Dobbiamo ribellarci. Non importa come. Perdi qua. Se ci vedono, uccideranno i prigionieri. Allora meglio fare silenzio. E tagliargli la gola. Ah, ma allora quindi c'è, ragazzi, l'uccisione furtiva. Ce la puoi fare. C'è, sì. Cosa ne pensi, Jin? L'orso zoppicava. La tua freccia lo ha ferito. Le bestie ferite sono molto pericolose. Fai attenzione. Sì, zio. Seguilo. Qui non ci vivevano gli orsi. Esatto. Ma gli scontri a Yarikawa ne hanno spinto qualcuno qui. Allora è colpa dei ribelli. Per punirli dovremmo darli in pasto agli orsi. Non siamo barbari, Jin. Sto andando L'orso giusto? L'orso è inciampato qui. Sta morendo. Sì, sì. No, ma siamo più vicini. Preparati, Jin. Sì, zio. Se è ancora vivo, posso colpirlo io? Dimostra di controllare le tue emozioni, poi... forse. È morto. Attento, potrebbe essere vivo. Questa freccia non era letale. Zio, guarda. Ha un taglio sul fianco. Non è una freccia. Oh! Un assassino! Da Yarikawa. Traditore! Avresti il coraggio di colpire il Gito alle spalle? Lord Sakai! Controllati. Noi non siamo criminali, come quest'uomo. Noi siamo samurai. Ha tentato di ucciderti. Deve pagare per questo crimine. Con la vita. Guardalo negli occhi. E insegnagli che un samurai non agisce mai per rabbia o paura. E togligli la vita. Con onore.
Quando combattiamo, fronteggiamo i nemici a testa alta. E quando togliamo loro la vita, li guardiamo negli occhi, con coraggio e rispetto. È questo che ci rende samurai. Solo i codardi colpiscono nell'ombra. Ecco perché non potevamo attaccare alle spalle i nemici. O meglio, potevamo attaccarli alle spalle, ma non furtivamente. Jin, qualcosa non va. Troviamo tuo fratello. Non possiamo farci vedere. Usa tutti i sensi. Pensa e agisci come un ladro. Ascolto attento. Premi per usare ascolto attento e scovare i nemici nelle vicinanze muovendoti più lentamente. Cerchiamo di fare una cosa veloce. Basta una coltellata e via. C'è anche qualcuno là. Ok. Yuna, quello... No. Oh, bene. Allora... Là, un prigioniero. Taka. Vediamo. No, non è Taka. Sì, vabbè, comunque... La gabbia la apro. Come siete finiti qui? Dobbiamo andare, parleremo più tardi. Forza. Aspetta, voglio fare fuori anche questo. Manufatti mongoli. C'è un sacco di roba qua.
Andiamo al fiume, lì saremo al sicuro. Stai con i cappelli di paglia? Non più. Me ne andai quando le razioni cominciarono a scarseggiare. Lord Shimura è stato catturato. Mi farebbero comodo altri guerrieri per liberarlo. Cerchi lavoro? No, ma forse gli altri cappelli di paglia sì. Ho sentito che erano a caccia di mongoli. Tipo Zoro, Sanji, Usopp, Chopper, Nico Robin. Loro? Sono loro i cappelli di paglia, ragazzi. Di qua. Stiamo cercando mio fratello, un fabbro di nome Taka. Non lo conosco, ma molti prigionieri passano di qui. Hai detto che trasferivano gli schiavi. Dove? Parlavano della baia di Azamo. E nell'ultimo gruppo c'era un fabbro. Giovane, con la barba. Di Yarikawa, mi pare. Meglio che non ti sbagli. Spero che troviate il fabbro. Taka è vivo, è alla baia di Azamo. La città ha una cinta muraria. Se attaccassimo senza un piano, lo metteremmo in pericolo. Ho un amico che forse è in grado di farci entrare. Trovalo. Prima salviamo Taka e prima salveremo anche mio zio. Jin. Taka ti forgerà qualsiasi cosa tu voglia quando lo avremo liberato. Ma dopo... Spero gratis, però. Lasceremo l'isola. Hai visto cosa stanno facendo i mongoli qui? Lord Shimura può fermarli. Resta. Combatti per la nostra casa. Casa mia. E dovunque andrò con Taka. Lo capisco. Il mio amico vive nella prefettura di Azamo, al confine con Tsutsu. Ci vediamo lì. So che non è stato facile andare contro il tuo codice. Ho fatto quel che dovevo. Grazie. Sì, ma ci tornerà utile senz'altro questo, ragazzi, adesso, Castello di Kaneda. Lord Shimura. Ah. Tu meriti molto di più. Convinci la tua gente ad arrendersi e tu sarai un uomo libero. Mi fai solo perdere tempo. Uccidimi. Credi di aver perso tutto? Ma tuo nipote è ancora vivo. Jin. I miei uomini controllano le strade, costruiscono accampamenti vicino alle tue città. Vedono ogni cosa e lo troveranno. Lord Sakai combatterà fino all'ultimo respiro, come farò io. Tu tieni a lui, come tieni alla tua gente. Sei come un padre per loro. Abbandoneresti i tuoi figli? Non li condannerei mai alla schiavitù. Ok. Abbiamo un punto tecnica, due punti tecnica. Vediamo. Qui c'è un luogo da scoprire, ragazzi. Dobbiamo recarci da Lady Masako. È abbastanza distante, però. Il sensei è l'allieva. Abbiamo scoperto che Tomoe, ex allieva di sensei Ishikawa, si è unita ai mongoli. Il maestro mi ha chiesto di raggiungere il dojo per continuare la nostra caccia. Potremmo andare da lui. Se andiamo da lui, però, ci possiamo teletrasportare. Sì, viaggio rapido. Però voglio anche capire che cavolo c'è qua.
dall'altro lato. Tana delle volpi. Segui la volpe. Sei bravo. Andiamo, Nabu. Si è lanciata. E dove cavolo è andata? Ah, forse là sopra? Merda. No, occhio. Pensavo si fosse buttata giù, ragazzi. Non era chiaro. Spazio amuleto sbloccato. Oh, che grande. Puoi equipaggiarti con un amuleto aggiuntivo. Abbiamo un altro amuleto? No, assolutamente no, ma va bene. Ora, sì, direi che possiamo tornare da Ishikawa, ragazzi, lo aiutiamo, continuiamo ad aiutarlo con la questione di Tomoe. Sakai! Sensei, notizie di Tomoe? Sì, ma non sei pronto per affrontarla. La dipingete come un demone. Un'idea vicina alla realtà. Tomoe è impavida. Non è un samurai. Ma lei è nata per uccidere. Mi ricorda qualcuno? No, è diversa. Vieni. Dove siamo diretti? Al campo di tiro. Dei mongoli si stanno addestrando lì. Penso che Tomoe sia con loro. Se Tomoe è così intrepida, sarebbe un'ottima alleata. Anche il leopardo affamato è intrepido. I leopardi non sanno usare l'arco come lei. Lascia stare, Sakai. Non si unirà a noi. Perché si è ribellata a voi? Offrirle tutto il mio sapere era un rischio. Quando tradì la mia fiducia, la punì. Severamente, immagino. Hai visto cosa ha fatto ai prigionieri di Forte Nakayama? Non è stato un errore, ma una scelta. Potenziamento arco corto disponibile. Ok, aspettate. Costruttrice di archi. Potenziamenti disponibili 1. Mercante, nuove decorazioni, cacciatore, risorse creazione di... vabbè. Ok. È una scelta del genere. Non sappiamo se è stata colpa sua. Tu no, ma io sì. Vabbè, se
Ci sbrighiamo magari. Dovrai scalare quella parete. Sicuro di farcela, Sensei? Ma questa? Che cosa stai aspettando, Sakai? Dammi un attimo, eh. Ok. Mi serve una mano, Sensei? Dov'è? Ah, già qui. Non male, Sakai. Avevate detto che bisognava scalare? No, ho detto che tu dovevi scalare. Per allenarti. Sì, ma non era necessario. Mongole e giapponesi. Se sono stati qui, ora sono spariti. Forse possiamo rintracciarli vicino al bersaglio. Non vedo bersagli. Vicino a quella torre. Non male, Sensei. Scopri dove sono andati. Ispeziona l'obiettivo, che quindi... Sbrigati, Sakai! Scendiamo... Non mettermi fretta. Scendiamo da qui. Quanti mongoli sta addestrando Tomoe? Una testa mozzata, usata come bersaglio. Sensei, mongoli, qui! Merda! La forma dell'acqua è efficace contro i difensori. Tieni premuto T e premi 3 per passare alla forma del... minchia. Aspetta. Quindi. Ok, questa è la forma del... Sì. Allora, non sto capendo niente, ragazzi, un attimo. E siamo morti. No, questa forma dell'acqua mi ha completamente disorientato. Allora. Facciamo che siamo con la tecnica forma dell'acqua, mo. Penso di sì. Sei, serve il vostro aiuto. Sì, mi dà una mano. Ma che cazzo? Allora, così siamo con la forma dell'acqua. Così invece... Forma della pietra. Giusto? Sì. Ok. Ben fatto, Sakai. È ben fatto, insomma. Volete affaticarvi, Sensei? Studio la tua reazione alle imboscate. Sapevate che i mongoli erano qui? Sì. E quando pensavate di dirmelo? Se non sai affrontare qualche mongolo, che speranze puoi avere con Tomoe? È una guerra, non una prova. E quante guerre hai combattuto? Devo metterti alla prova. Ora capisco perché Tomoe vi attaccò. Si era rotto il cazzo di lui.
Se la ride. Dunque, ma non stavo scherzando. Vediamo. Molte tracce. Erano una dozzina, forse più. Segui le tracce. Se la trovi, non aspettarmi. Attaccala e non ti fermare, altrimenti morirai. Questa volta userete il vostro arco? Se la troviamo. Altrimenti? Puoi affrontare una dozzina di nemici senza di me? Se devo. Molto bene. Qua che c'è? Guardateli. Mettono in pratica gli insegnamenti di Tomoe. Poveri innocenti. Maledetti bastardi. Oh, è bella. Ah, aspetta. Salvataggio degli ostaggi. I Mugli hanno preso, preso degli ostaggi. Se i nemici ti individuano, inizieranno a eliminare i prigionieri. Vabbè, ma... Ci mancano ancora 6 capi da uccidere per sbloccare la forma del vento. È possibile che queste tecniche servano anche per eliminare certi determinati nemici? Sono qua! Guarda questo. Libera, libera. Parla con i paesani, questo qui. Hai visto una giapponese insieme a questi mongoli? Non volevo crederci. Erano sotto il suo comando. Che cosa ha detto? Parlava del sensei e delle sorgenti termali. Non ho sentito altro, signore. Perdonatemi. Ok. Allora, però prima di parlare con Sensei, pigliamo un po' di provvigione. No! Prendi anche questo. Senti. Insegnai a cacciare a un mostro. Hanno sentito Tomoe che dava ordini ai mongoli. Riguardo a Fonte Iyoshi. Lei è soltanto agli inizi. Sakai, il modo in cui combatti non è quello di tuo zio e neanche il mio. Questo non è un nemico normale. Farò il possibile per sconfiggerlo. I samurai sono guardiani. Ognuno ha il suo modo di combattere. Che agiscono dalla... Ognuno ha le sue tecniche. Non ce n'era bisogno. So che fu brutale, ma non intendo addestrare un altro mostro. Lo so. Non permetterò che accada.
Se Tomoe è interessata a fonti Ayoshi, devo prepararmi. E anche tu. Ci vediamo al mio dojo, Sakai. Ok, è fatta. Non ci ha dato molta esperienza, però, va bene. Amuletto dell'efficienza. Ok, però abbiamo un nuovo amuletto, attenzione. Eccolo qui. La velocità con cui incocchi e ricarichi incrementa del 15%. Ok, poi tecniche. Per quanto riguarda le tecniche, ragazzi, due colpi perforanti che danneggiano il nemico. Questo ci sta. Scatena una serie di colpi rapidi come l'acqua di un torrente. Dobbiamo un po' valutare la forma dell'acqua, ragazzi. Non è male, però dobbiamo un po' valutare il tutto. Possiamo sbloccare qualcos'altro? Sì, direi di sì. Allora, questo, vento della salute, segue il vento guida per raggiungere le sorgenti termali. Queste sorgenti servono per incrementare la salute massima. Io direi di sbloccare questo, ragazzi. Sì. Un uccellino dorato. Si dice che conosca. Il passato non passa mai. Beh, abbiamo molta strada da fare però, ragazzi, per raggiungere questi luoghi. Per esempio, i capelli di paglia si trovano qua. E dobbiamo assoldarli. Qui invece c'è il fabbro affranto. E questo qui potrebbe aiutarci a salvare il fratello di Yuna. C'è un bel po' di strada da fare, ragazzi. C'è un bel po' di strada da fare. Adesso, prima di salutarci, però, vorrei sbloccare questo luogo. Magari ci mettiamo il segnalino. Voilà. Chissà dove è diretto. E poi valuteremo, ragazzi. Poi valuteremo. Allora. Minchia. Tutto a posto? Il vento soffia in questa direzione, dunque. Sì. È proprio qua. Non temere. Che cacchio ho fatto? No, ho lanciato i cosi. Come fai a dirlo? È l'uomo più potente di Tsushima. Possono scusarlo per negoziare. E se lui si rifiutasse di ascoltare? Lavoro con metalli, legno e pelli. Per noi sarebbe meglio se lo facesse. Lui non cederà. Questo è un mercante. Ti dico che l'ho visto. Ma per trovare le sorgenti, mo, che devo fare? Tu ti sia sbagliato. È la verità. Ricordi quando dicesti di aver visto un cervo a due teste? Hanno catturato il costruttore della fortezza di Yagawa, poveraccio. Seguire il vento. Giusto? Ma adesso che non abbiamo obiettivi attivi. Il vento non sta soffiando, ragazzi, vedete? Devo capirla questa cosa. Però in realtà possiamo andare nei vari punti di interesse e beccheremo qualche sorgente termale così.
E a proposito, facciamo che andiamo a visitare questi tre luoghi e ci dirigiamo dalla tipa qua. Lady Masako. Così al prossimo episodio facciamo questa missione. La missione di Lady Masako. Quindi mettiamo questo. Dai. Forza Nobu! La cavalcatura non mi fa impazzire. Se devo dire la verità, ragazzi, non mi fa impazzire la cavalcatura. Ah, una volpe, ok. Ci siamo. Ci sblocca un altro slot amuleto. Ah, adesso dobbiamo trovare altri due santuari per sbloccare un altro slot amuleto. Ok, ci sta. Ci sta. Cavolo, siamo qua, ragazzi. Siamo qua vicino. Allora no, è per di qua. E adesso l'infognamento inizia a farsi sentire, soprattutto per curiosità, eccetera. Esplorare questi punti di interesse. Vai, metti il segnalino. Perché anche qui c'è qualcosa, ragazzi. Bracci di Yasha. Abiti more della ferocia vendetta di un guerriero. Ok. Incidente al valico di Yoshi. Ho sentito delle grida provenire dalla zona vicino al ponte che attraversa il valico di Yoshi. Aspettate, ma ci teletrasportiamo? Cioè andiamo qua, no? E viaggio rapido. Ma sono curioso, vado. Controlliamo. Io grida non ne ho sentito, ma ero troppo distratto. Oh! È quello il ponte? Sì. Avanti, no! Tranquillo, Danta! Ti salveremo, vedrai! Fermatevi, bestie!
Che succede? Mio signore! Hanno preso il ponte! Dimmi. Fuggivamo verso Fonte Yoshi. Il ponte sembrava sicuro, ma nella gola c'erano i mongoli e ci hanno attaccato dal basso. Qualcuno è ferito. Banta! Mio nipote! Lo usano come esca. Di alla tua famiglia di stare lontano dal ponte. Ci penso io. Urla pure, piccoletto! La tua famiglia ti lascia morire! Ma guardate, ah, non ho più frecce. Porca. Allora facciamo che scendiamo direttamente da loro, va. Senza frecce mi attacco al cazzo. Vaffanculo. Dove stanno gli altri? Mica li vedo. Ah, stanno là. A parte che ce n'è uno anche qui. È pieno, ragazzi, eh. Aia. Oh, loro mica me ne danno frecce. Che cazzo fai? Piglia le frecce, piglia le frecce. Da quel lato non c'è più nessuno, forse è rimasto uno qua sopra. Porca puttana, dai, sali! Qual è lentezza? Ce n'è uno qua. Era lui. Ora dal ragazzo. Ho fatto, senti, sei salvo. Hanno smesso di attaccare. È tutto finito. Torna dai tuoi. Grazie, mio signore. Il ponte è sicuro. Parla con lo zio. Lo zio di Banta. I mongoli sono morti. Hanno sofferto? Direi di sì. Il loro dolore non deve importarti. Porta la tua famiglia a Fonte Yoshi. Queste strade sono pericolose. Certo. Grazie. Non ti abbandonerò.
Ah, va, per poco, per poco. Non salivamo di livello. Amuleto della fermezza. Ok. Ora. Andiamo anche qua, ragazzi. E pian pianino ci avviciniamo. Bravo. Altra tana della volpe. Eccola qui. Molto bene, ci manca ancora un santuario e sblocchiamo un altro slot per gli amuleti. Perfetto. E ora, siamo vicinissimi a Lady Masako. La direzione è questa. Ok, ci siamo. Ma come già detto ragazzi, mi fermo qui con questo episodio, abbiamo fatto anche abbastanza, direi. Quindi al prossimo raggiungiamo la tenuta Adachi, e poi proseguiremo pian pianino questa strada fino a raggiungere uno di questi due obiettivi. C'è molta strada da fare, ma pian piano la facciamo, ragazzi. Ah, attenzione. Il passato non passa mai. C'è disponibile un'altra missione con Sensei qua. E perfetto, poi la faremo anche questa. Voi ragazzi, come sempre, fatemi sapere la vostra, lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale, sempre se vi fa piacere, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.